Siamo qui con la dottoressa Lorenza Bravetta, consigliera del ministro Franceschini per la valorizzazione del patrimonio fotografico nazionale, qui in occasione dell'apertura della mostra Donne Fotografia e dell'attribuzione del premio International Award of Photography, consegnato dal CRAF e dal Consiglio regionale quest'anno a New Chatavacolian. Cosa ne pensa dell'organizzazione del festival, del CRAF, e che rapporti si possono configurare anche in futuro tra la CRAF e il Ministero per lo sviluppo della cultura fotografica internazionale? Innanzitutto sono molto contenta e insomma, ritengo il fatto di essere qui una bella opportunità per conoscere non solo una realtà fotografica attiva da tanti anni, con un fondo di fotografie molto importante, ma una regione che non conoscevo. Quindi sono curiosa di visitare il CRAF e di vedere la mostra, che è stata allestita con una collezione di fotografie impressionante e con un segnale forte anche di valorizzazione di quella che è la cultura femminile della fotografia. Il Ministero ha avviato nel gennaio scorso un progetto nazionale di valorizzazione del patrimonio fotografico che comprende tre assi: gli archivi, la creazione contemporanea e poi l'educazione all'immagine e la formazione universitaria accademica. Credo che il CRAF sia un interlocutore importante per una zona d'Italia che è ricca di realtà che operano ma che vede delle eccellenze assolute come questa, e quindi sicuramente su più aspetti e in tutti questi ambiti di intervento del Ministero il CRAF potrà giocare un ruolo importante. Il 20 del mese di ottobre si terrà un convegno a San Vito sul tema del censimento degli archivi fotografici italiani, un progetto avviato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e fa capo all'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. È un progetto che vede il CRAF coinvolto, quindi c'è già una prima partecipazione attiva del CRAF nel progetto ministeriale di valorizzazione del patrimonio, e un secondo tavolo aperto cui il CRAF è stato invitato a partecipare è quello della rete dei festival. Italia, sappiamo, abbiamo una ricchezza assoluta di manifestazioni e di festival in tutti gli ambiti, in tutti i settori e anche nella fotografia. Abbiamo così deciso di riunire alcuni tra i principali festival italiani per provare a stabilire dei criteri per poter definire che cosa esattamente è un festival e che cosa un festival si deve fare per essere tale. Il CRAF e con Spilimbergo si sono chiaramente attestati tra quei festival che hanno pieno diritto di essere considerati tali, e quindi con questa realtà e con le altre che partecipano al tavolo di lavoro daremo vita a un progetto che speriamo possa essere incluso nel piano di sviluppo strategico, che mira a potenziare questa rete, quindi le attività prodotte dai festival, che sono oggi sempre di più una fucina di produzione e di divulgazione anche a un pubblico di non soli addetti ai lavori e operatori o appassionati, ma un pubblico più vasto che può così avvicinarsi alla fotografia. E insomma, speriamo appunto che questo tavolo di lavoro possa produrre dei risultati importanti per la valorizzazione. Quindi valorizzare sicuramente delle eccellenze in campo nazionale, giusto? Assolutamente, creare una rete, valorizzare delle eccellenze in campo nazionale per creare delle sinergie, delle progettualità condivise, ma anche per aprire dei ponti con l'internazionale. Posizionamento anche geografico, non solo la storia del CRAF, ma la sua ubicazione geografica ne fanno un interlocutore privilegiato per tutte le realtà della Mitteleuropa e dell'est dell'Europa. Quindi credo che questo ruolo vada affermato con ancora più forza anche a livello istituzionale, e che nei prossimi anni si possano sviluppare delle progettualità interessanti attraverso il CRAF con una parte d'Europa che ad oggi è stata forse meno considerata.